Stamattina, ragazzi, nella sede della gazzetta dello sport sono tutti lì con i fazzoletti scottex. Lunga e complicata la revisione sul gol di Pulisic per un presunto controllo di braccio dello statunitense. In Salamar non trovano l'immagine che chiarisca che il pallone sia stato controllato con il braccio. Il protocollo in questo caso non può che lasciare la decisione di campo. Giustissima, l'impulsione di Magnol. E anche quell'altra di Martinez, per quanto poi la regola del vantaggio diceva che Leão se andava in porta a fare gol. Questo e altro. In questa puntata dove c'è solo una canzone che mi va di cantare, la Parata Girù, la Parata Girù, la Parata Girù, la Parata Girù. E quel gol di Bagger di Adriano e quell'altro gol di Udogie contro il Milan, lì nessuno ha detto niente come sempre due pesi e due misure e nonostante i cari amichetti dell'Inter la milanese con Malotta Malotta abbiano apparecchiato il campionato in casa per l'Inter quasi sempre il Milan subito due trasferte ogni tre giorni giochiamo l'Inter gioca martedì gioca sabato noi mercoledì giochiamo sabato ed è già successo per la seconda volta di fila nonostante volete apparecchiargli tutto all'Inter la giustizia e il karma va sempre poi dalla parte di chi vale, non di chi vuole comprare. Iniziamo. Tribù Rosolera, Tribù di Gente Vera, buon eh, 8, buona domenica 8 di ottobre a tutti e a tutti, e bentornata e bentornata qui sul canale del Marietto Milanista, tifoso della squadra che dobbiamo cantargli la canzone Salutate la capolista Salutate la capolista Eh? Stanno schiattando i fegati dappertutto, eh? Pagliaccini pagliaccetti dell'Interla Milanese con i vostri soci della gazzetta interista dello sport. Dall'altra parte lo pseudo tifoso milanista non sa. Gli è venuto il tartaglio nella bocca. Sui pioli out. out Avete visto Furlani cosa ha fatto andando lì a correre sotto la curva? Cioè, questo è milanismo, ragazzi. Milanismo allo Stato puro, sette vittorie su otto che se lì non decidevano di far vincere quel derby già dopo quattro minuti con un gol irregolare per due falli di Dunfri su Teo Hernandez e subito dopo di Turan su Ciao che vi piaccio o no questa è la verità perché poi bisogna aprire gli occhi perché ci sono quelli che vanno in giro come il buzzurro dove ho messo mo il coso del buzzurro non trovo neanche gli occhiali gli occhiali, gli occhiali del buzzurro non li trovo più. vabbè li avrò messi via da qualche parte perché oggi non mi interessa fare il buzzurro oggi mi interessa fare il milanista primo posto vero milanista che a tutti quelli che sono con tabelle e tabelline dei pioli svrang ve la potete mettere dove volete la vostra tabellina perché al primo posto stasera sarà sempre e solo il Milan di Pioli is on fire, la, 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 la pioli is on fire, Toh! a tutti i denigratori, detrattori, pseudomilanisti, sali e scendi dal carro, a tutti i pioli out, cambia la squadra, pagliaccio cambia la squadra, cambia la squadra, pagliaccio cambia la squadra, ti fa la squadra dei pagliacci, quella dell'Inter la milanese, avete visto chi c'era in tribuna? tutti i trans erano Bella quel, bello quel meme di Inzaghi dove probabilmente dopo il secondo gol eravamo irriconoscibili allora c'è lui sopra e sotto c'erano i trans a bordo campo Ma cosa ci facevano tutti quei trans lì per l'intima vabbè che voi siete un circo quindi ci sta eh? ci sta perché quello siete cosa pensavate di essere la squadra più forte avete vinto un derby rubando dopo 4 minuti e poi la partita è andata in un certo modo ovvio vi hanno dato un gol irregolare come quel braccio Bagger. Lo ricordate Adriano col bagger? Tanta, perché questo siete voi, ripescati dalla Serie B, cartonati con un regalo che vi è stato fatto dai vostri amici della FIGC, regalandovi uno scudetto, poi non parliamo di calciopoli, calciopoli nessuno sapeva niente, la nostra bella Iter sono sempre impuni, e i passaporti falsi di Recoba che per anni ha giocato così... Da clandestino? Eh? Vogliamo andare avanti? No, perché ce n'è, eh? Perché voi avete anche il vostro sindaco Peppinello Interistello, che con la famiglia Moratti sono un tutt'uno. Eh, le cose diciamole, pagliaccio, scendi giù da Pandora, pagliaccio che scrivi che tifi una squadra di pagliacci. La mafia del calcio siete e lo ribadisco. Però la mafia poi se la prende in quel posto con la giustizia, perché il Milan è forte, ole! Perché il Milan è forte, ole. Perché il Milan è forte, ole! Perché il Milan è forte, perché il Milan è forte e poi Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Che ti piacciono o no, dal 1899, l'unica squadra di Milano. Siamo sempre, e solo noi, potete fare le vostre buffonate là a Milano. Im, che poi neanche con l'apostrofo, Im Inter, Im Milan. Im Inter, proprio una cinesata. Im Milano, per non mettere Milano, perché siete anche ignoranti, perché vi cagate a mettere Im Milan, Milan, perché nel mondo Milan è Milano. Ragazzi, voi non siete una beata fava, ricordatevelo sempre. E dunque stamattina i giornalacci... Come no, come no, vi rode il culo che il Milan è al primo posto, eh? <ride> Milan da pazzi, paratona di Giroud, diavolo solo in testa, finale incredibile con il Genoa, Pulisic segna tra le polemiche, <ride> e rigore non dato all'Uvumbo, e rigore non dato all'Empoli, di quello non ne abbiamo mai parlato, cara gazzetta interista dello sport, eh? Di quello non ne parliamo, giusto? Bravi, viva l'informazione corretta! col caffè corretto Meglio spulso lì via in porta è stato bello come un gol assolutamente io li ho goduto come un pazzo ragazzi ancora sto godendo lo vedete godo godo per altri 15 giorni tutti zitti muti nelle fogne pseudo milanisti e interisti zitti mi potete dire quel cazzo che volete tanto per me siete sempre comunque dei pagliacci comunque vada siete dei pagliacci non avete il minimo di coerenza Inzaghi non cambia ah, adesso attenzione la gazzetta si sente eh, ma come il Milan al primo posto eh! Inzaghi non cambia mai un gioco sempre uguale Già 5 punti persi in casa ma no ma come non era l'inzaghello da adesso il contratto rinnoviamolo perché il nostro obiettivo cos'è che ce l'ha scritto l'altro giorno sulla gazzetta Andatevela a riprendere l'altro giorno smemorandum Cos'è? L'Inter sì, è una dopo che ha vinto col Benfica, non è che ha vinto col Real Madrid, 1-0, cortomuso, se noi vinciamo a cortomuso è un cortomuso, loro col Benfica 1-0, eh, l'Inter sì, è squadra tanto da Scudetto che da Champions. Aspetta, mi sto girando come la bambina lì dell'esorcista. <tussurra> È così, giusto? Pagliacci. Poi cos'è che dice il Corriere dello Sport de Roma? Golivier, in grande Olivier Giroux, segna e Giroux para perlomeno. Questi sono un attimino più il Milan a lunga, Rossoneri primi in classifica da soli col francese in porta come un gol. A Inzaghi non bastano acerbo, acerbo lacerbi e Lautaro Martinez. Che tra l'altro è stato anche colui che ha causato il rigore per il Bologna. <ride> non dimentichiamocelo. Poi una fuga fatta a mano e qua! C'è un gioco doppio, eh! Perché le mani se le dovete dire, le dovete vedere per tutti. Eh, non solo che il Milan, che poi non c'è nessuna immagine che fa vedere il braccio, perché poi, ragazzi, per chi ha giocato a calcio, sa benissimo che se sono l'appoggiava con il braccio, la palla andava da un'altra parte, non andava giù per terra. Un minimo di logica, un minimo di logica, però vabbè la logica sappiamo che al giorno d'oggi non si capisce un cazzo, va tutto al contrario e vi fanno credere quello che non è nella vita di tutti i giorni, questi giornalacci rischia tutto Mo non ce ne frega una beata fava di Mo e, e poi tutto Juve Sport vabbè godi Juve loro godono hanno vinto eh, loro, nel loro mondo fantastico e vabbè sfuriata in Zaghi, Inter basta del Milan non parla proprio Pulisi gole polemiche Milan primo finale folle Mignone espulso giro in polso Cioè, solo un trafiletto c'è cioè. <ride> giornale di Torino ma mettetelo lì nel cesso e tirate anche l'acqua eh. allora andiamo a vedere un po' questa partita di ieri veramente è stata qualcosa di Allucinante, un finale folle! Folle, veramente, per, per chi ha problemi cardiaci, ragazzi. Io penso che vedere il Milan è meglio. Lasciate perdere, lasciate perdere. Perché io, da persona normale, ieri veramente avevo gli spasmi a un certo punto e si è visto poi tutto questo sfogo anche. Nel post partita, il gol di Pulisic, questa espulsione poi di Mignon Giroud in porta veramente nell'ultimo quarto d'ora, una partita soporifera, cioè che veramente a botte di camomilla si stava andando così. Cioè, veramente, equilibratissima, che se andava avanti così nessuno poteva dire niente anche sul pareggio, anche perché il Genoa ha battuto 4-1 in casa, la Roma ha pareggiato 2-2 in casa con Napoli e sta vincendo 2-0, si è fatto poi recuperare 2-2, quindi il Milan è l'unica squadra, a parte la Fiorentina, nella prima giornata, che è riuscita davvero ad andare a vincere un campo difficilissimo e ci porta questa grande, questi grandi tre punti da soli in testa. Dall'inizio un tridente inedito con Jovic come terminale eh, alla sua prima partita assoluta da titolare non mi è, ehm, non mi è dispiaciuto, devo dire la verità, a parte il primo tempo che non ha visto palla nessuno in generale perché è stata una partita molto tecnica con un eh, Genoa che si chiude su due linee basse strette ed è molto complicato ovviamente passare davanti a questa muraglia come sempre succede quando giocano contro il Milan sanno che siamo la squadra più forte quindi non far così anche con il Newcastle sanno che erano più forti poi quando hanno cominciato a giocare un attimino a calcio hanno dato 4 per il Paris Saint Germain però contro il Milan ovviamente hanno fatto questo perché sanno che se no l'imbucata gliela mettiamo dunque ehm, il secondo tempo per Jovic secondo me è stato anche positivo ha fatto anche delle belle cose ha Cercato una semi-rovesciata che se non trovava il corpo di Bani. Andava sicuramente in porta. Poi bisogna vedere se la parava o non la parava. Però sicuramente un'azione importante. Una partita eh, dove ha visto, comunque anche delle buone giocate di Adli. Probabilmente. Un Ciucuese che è stato tolto a fine primo tempo? Anche perché sì, lui tenta dei dribbling, però senza dei grossissimi risultati. Il secondo tempo è sulla falsa riga del primo fino all'ultimo, veramente quarto d'ora, dieci minuti. Quando all'88 Christian Pulisic si inventa questo grandissimo gol con controllo di petto petto, petto ascella, in questo modo e tira di sinistro in una maniera fantastica e ci porta in vantaggio e ci fa vincere questa partita davvero importantissima tre punti d'oro un bruttissimo fallo è Stato fatto su Ecoban da parte di eh, Super Mike Magnon, tra l'altro il presidente del Genoa Zangrillo, il medico Zangrillo che era anche il medico personale proprio di Silvio Berlusconi, ha gridato vendetta. Questo è un fallo d'assassino. Ha detto: La Madonna, che cazzo, fallo d'assassino! Sono fali di gioco. Era un portiere, era in uscita ha alzato il ginocchio. Però non è che io ci ho visto un'intenzionalità di andare a farmare il giocatore, ovviamente era fuori dall'area, quindi si è lanciato e alzato anche come protezione al ginocchio, ma l'espulsione ci sta tutta. Io l'ho già detto ieri sera, le cose che siano chiare, così come è giusto espellere Martinez, però dovevi dare la regola del vantaggio, Le se ne stava andando in porta, eh? Attenzione, cioè se dobbiamo mettere i puntini sulle i, mettiamoli, e alla fine entra Giroud. Giroud diventa il protagonista di giornata, il francese alla fine diventa decisivo. Non solo si è girato Giroud per quanto riguarda l'attacco, adesso anche la parata Giroud. Giroud, un giocatore ormai tutto fare, bellissimo anche a fine partita. Dice per il Milan si fa questo e altro, e alla fine salva addirittura il risultato. Tre punti incredibili, importanti, che ovviamente ci portano alla sosta come primi della classe, ci portano al primo posto. E se andiamo a vedere invece un po' eh, sul discorso, sui dubbi che escono fuori, Marelli, l'ex eh, arbitro moviolista di Dazzon, parla di questi eh, episodi al chiaro scuro dice eh, uno dei misteri buffi del calcio c'è la sensazione che Pulisic controlli il pallone con il braccio ma non c'è evidenza nessuna immagine visionata dal VAR chiarisce l'eventuale tocco irregolare del milanista anche in Milano Udinese successe la stessa cosa con, uh, due stagioni fa con Udoghi che sembrava aver preso il pallone di mano lo stesso calciatore non esultò perché sapeva di aver fatto un gol irregolare ma il VAR non intervenne perché non c'era un'immagine invece lì le immagini erano proprio chiare come il gol di Adriano qualche anno fa in qualche anno fa di derby che era in bagger che è entrato in porta vabbè ma eh, ovviamente con il Milan sempre due pesi due misure bisogna sempre attaccarlo poi eh, giusto il rosso a Mignon ma allo stesso tempo sul discorso di Martinez dice giusto anche il secondo giallo a Martinez che entra a martello sul rinvio di Musà, però Piccinini attenzione sbaglia nel non concedere il vantaggio al Milan che con Leao sarebbe potuto andare a segnare a porta vuota il regolamento dice il contrario quindi Occhio, eh, per quanto anche Pioli poi a fine eh, gara nella conferenza dice successe cose strane, dice in porta vuole andare Pulisic, però io ho detto no, sei troppo piccolino, e alla fine ha visto andare Oliviero Lo Sparviero e davvero <ride> è stato qualcosa di surrealista. Ieri mh, una partita che per 80 minuti sembrava incanalarsi in uno 0-0 di quelli tra i più squallidi, tra i più... Pesanti, che però avrebbe portato un punto e vabbè, ma il finale è stato davvero allucinante per cuori forti, veramente per cuori forti. Detto questo, noi ci eh, vediamo oggi pomeriggio nell'altro mio canale, Saggezza Popolare, per un nuovo detto e proverbio. Quindi iscriviti anche all'altro eh, mio canale, mi raccomando, per ehm, essere sempre al tanto eh, di questi detti e proverbi appunto di saggezza popolare, dove io li do un taglio psicopedagogico per il giorno per giorno che vi può servire anche nella vostra vita quotidiana se poi non vuoi fare cacchi tuoi continua nella tua vita cioè non è che obbligo nessuno così come non ti piace mettere i like sei lì che mi studi come l'iscrizione ci giri attorno a volte ti do fastidio per cose che dico e eh ragazzi questo è il mio canale a me non è che ho degli editori che mi pagano per dire stronzate come Corriere della Sera Repubblica Stampa Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport tutto sport il mainstream o la Rai che in più sono usurai vi rubano anche soldi dal vostro canone senza che ho usufruito un servizio io sono una persona chiara trasparente libera e dico ciò che penso ti piace bene non ti piace è bene lo stesso <ride> cioè non c'è bisogno che entri entro, mi scrivi pappardelle è... cioè, entra in chat quando devi scrivere la pappardella attenti sta pappardella quando apro la chat dinamica tutti quanti invece no lì zitto muto non entra nessuno a parte coloro che seguono la linea del canale questo vi fa capire che ho sempre ragione siete dei pagliacci pseudo tifosi pseudo milanisti e poi dall'altra parte vabbè quelli Lì, vivono nel mondo fantastico loro. Gli interisti, i juventini. Lasciate che tanto quando parla un interista parla con un bambino dell'asilo è uguale. Stessa cosa, non capiscono un cazzo di cazzo. Già ti fanno una squadra che, di suo, è una squadra di falliti. Zang, dove è finito, ragazzi? Anche ieri non si è visto. Ma magari non è che ve lo l'hanno veramente arrestato perché se è arrestato. Allora sì che ci faremo altre due belle e sane risate. Buona domenica a tutti e a tutti. Noi ci rivediamo qui sul canale della tribù. Domani mattina per un prossimo appuntamento per smascherare sempre questi giornalacci più venduti e in depressione. Oggi che brutta domenica la gazzetta. Spiazze, spiazze, spiazze. Inzaghello, mi spiace proprio. Tanto lo sapevamo che Pioli Alison Fire il miglior allenatore d'Italia dopo Ancelotti. Solo i coglioni non l'hanno ancora capito. Un bacio a tutte le amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici. Un bel Uuhin, a tutta la tribù. Aug, a aug. A a e sempre Forza Milan, la squadra capolista di questo campionato. Buona domenica e noi ci rivediamo qui. A un prossimo appuntamento, ciao.